Questa settimana di venerdì, l'8 marzo, ci sarà proprio la festa della donna e quindi vogliamo, attraverso questa occasione, che è comunque un'occasione mondana, ma è anche un'apertura di energia delle donne, festeggiare questa, celebrare questo femminile. Ci sarà, come sapete, un corso che noi faremo al Venti Olistici, noi donne tutte riunite, questa proprio sacralità bellissima con rituali, meditazioni, mantra, FT, insomma, una serata meravigliosa che vi consiglio assolutamente di attivare nel vostro carnet di appuntamenti, cioè quindi di iscrivervi e venire, perché i posti comunque non sono molti, perché ovviamente il nostro centro, anche se è una bella sala corsi, è comunque sala corsi, e insieme a questa attività anche quella di celebrare insieme ora già un po' il femminile. Quindi prepariamoci già un po' a entrare in questa energia del femminile attraverso questo audio e questo video. Quindi partiamo subito dal punto karate. Voglio sentire ed amare il mio femminile, al di là dei condizionamenti che ho avuto, al di là delle idee che ho sul femminile. Sento di amarlo e accettarlo. Sopra la testa, sento la possibilità ora di onorare, amare, accettare, celebrare il mio femminile. Punto del centro dell'occhio. Celebro il mio femminile, lo onoro, lo benedico, lo amo. Lato dell'occhio, mi apro all'apertura totale dell'8 marzo, connettendomi con altre donne, lavorando con altre donne per la mia massima evoluzione. Respiro. Sotto l'occhio sento proprio questa gioia e che sono pronta a sviluppare tutte le qualità del femminile. Sotto il naso amo il mio femminile e permetto al mio femminile di manifestarsi nella mia vita. Sotto la bocca c'è una grande gioia dentro di me, è la gioia del femminile, la lila si chiamano nella meditazione clavicola, questa femminilità che manifesto dentro di me. Anche durante il corso, proprio quello che facciamo, vi invito anche ora a farlo, è proprio appunto del timo. Mi connetto con la mia femminilità, quindi trovo la connessione, la espando in tutto il mio corpo, tutte le mie cellule sono invase di questa femminilità e la emano tutto intorno. Quindi poi la condivido con tutto il mondo. Sotto l'ascella, una emanazione, una condivisione, una riscoperta, una emanazione di questo femminile. Sotto il seno, amo il mio femminile, ripetiamocelo più volte, amo il mio femminile, amo il mio femminile. Tabacchiera e lascio che sia amato, naturalmente. Lascio che l'amore arrivi a me. L'amore del femminile, Gamut, in questo movimento di amore e sorellanza, amo e manifesto il mio femminile. Respiro, punto delle dita, amo il femminile e mi lascio amare dal femminile. Respiro, sento tutto il valore del mio femminile. Molto bene, quindi sentite proprio questa leggerezza, già facendolo proprio all'interno del vostro corpo, vi accorgerete di come già attiva questa cosa. Quindi non ti sto dicendo di venire al corso di venerdì per aumentare ovviamente le tue vibrazioni, ma proprio per sentire, non solo per aumentare le tue vibrazioni, ma soprattutto per sentire questa gioia dentro di te, per sentire questa energia di sorellanza. Faremo questi appuntamenti periodici proprio sul femminile, queste riunioni di femminile che faranno molto bene, perché ovviamente l'unione del gruppo fa sempre la forza, come sempre. Intanto, naturalmente, questo video già ti ha attivata e ti ha aperta, quindi buona pratica e lasciamo agire. Grazie, ciao.